Mr. Brown of London Town was happy as could be. What an amazing castle. It's very different from Windsor, but it's still very impressive. He'd got his wife. Al castello, un elegante gentiluomo è stato chiamato a corte per ordine della regina. In questi ultimi tempi al castello stanno arrivando molti ospiti internazionali e quindi ho fatto venire direttamente da Londra un maestro d'inglese, Mr. Brown. Ok, io me ne vado. Ma te, aspetta, stai pure tu un po' qua. Facciamo un po' di lezione d'inglese. Io c'ho da fare. Imma, ma che mi fai fare? Se la voleva scappottare. No, excuse me. So, this is the castle. Welcome to the castle. Welcome. Welcome to the castle. Yeah. I understand that most of the ceremonies at the castle are weddings. The weddings. And uncle first communions. Ah, and weddings and first communions. First communion. Così. And birthday. Birthdays. Birthdays. Yes. Birthdays. Good. Help me. When you speak to the wedding couple, what do you say? Per cento anni. Best wishes for 100 years of happiness. Mr. Bean. No, Mr. Bean. Mr. Brown per me ha fatto una cosa veramente importantissima. Sempre vissuti in buona salute. Ah, right. No. Mi ha tradotto gli auguri in inglese, cosa non facile perché la frase è molto lunga. Always it's good. Good salute. And good health. 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 That's another difficult sound. Okay? Questa lezione di inglese è stata la cosa più difficile della mia vita. Well, very good. Thank you. I think you will make progress. Oh, yeah. Thank you. I think you will. Ci vediamo magari alla prossima lezione.